Amici, eccoci anche oggi in diretta. Questa settimana, con la promo degli immunostimolanti, abbiamo parlato di tosse, raffreddore, influenza. Abbiamo accennato anche della macchinetta dell'aerosol. In tanti mi state chiamando, mi state dicendo: ma mio figlio ha la tosse piuttosto che raffreddore? Quindi oggi vi faccio un po' una panoramica di quali sono quegli aiuti che possiamo utilizzare quando abbiamo già qualche malanno. Quindi, soprattutto per i bambini, vi faccio vedere i miei prodotti preferiti e un prodotto che ho scoperto con i miei bambini che mi ha salvato la vita, che mi ha fatto far pace con la macchinetta dell'aerosol. Allora, innanzitutto cominciamo a distinguere quando ci sono queste malattie del raffreddamento. Di solito si chiede: la tosse è secca o grassa? Il muco è basso, quindi più a livello bronchi, o più alto a livello naso? Quindi, anche perché ci sono tanti rimedi, tanti prodotti, magari si rischia di fare un po' di confusione. Quindi, quando capita che la tosse è grassa, il muco e il catarro, soprattutto nei bambini che non soffiano al naso, che non tossiscono, che fanno fatica a buttare fuori il muco e il catarro, ha senso andare a lavorare con prodotti che lavorano proprio più sui bronchi, quindi in questo caso tipo tipico sciroppo per la tosse, prodotto già pronto, già liquido, balsamico per gli adulti o gusto arancia per i bambini, che si può prendere o direttamente così con un cucchiaio oppure sciolto in qualcosa di caldo. Ottimo rimedio da abbinare allo sciroppo nel momento in cui abbiamo tosse a livello proprio bronchi è la classica pomata al timo, quindi la pomata balsamica che ci aiuta proprio a respirare meglio e soprattutto per i bambini piccoli, quindi sotto l'anno, da spalmare sotto i piedi. Quando sono un po' più grandi, petto, gola e schiena. Perfetto. Quando invece il muco, il catarro, lo sentiamo più fermo a livello naso, quindi siamo più intasati sulle alte vie respiratorie, orecchie, naso, allora in questo caso ha senso lavorare con qualcosa di balsamico ma respirato, quindi aerosol, frumenti. E oggi appunto vi mostro un attrezzo che mi ha fatto far pace con l'aerosol, quindi una delle mie macchinette preferite è questa perché è piccola, compatta, si mette in una bustina ed è comoda anche da portare a casa della nonna. Se per caso portate i figli al mare, in montagna, in vacanza, con i bambini piccoli la macchinetta dell'aerosol si porta dietro sempre. Si sostituisce la classica mascherina con un accessorio che non tutti conoscono, che si chiama doccia nasale. Praticamente nella confezione della doccia nasale trovate questo attrezzo che ha tre diversi beccucci perché può essere utilizzato sia dagli adulti che dai bambini, quindi scegliete il beccuccio della misura adatta a chi andrà a utilizzare la macchinetta a fare l'aerosol. All'interno trovate due vaschette da riempire con la soluzione per l'aerosol. Per i bambini piccoli piccoli basta solo la semplice fisiologica. Oppure, sono un po' più grandicelli, potete utilizzare anche le fialette della linea Apix. Contengono all'interno una parte di propoli e piante balsamiche. Si possono utilizzare sia nella macchinetta dell'aerosol da respirare con la mascherina, oppure potete mettere la classica fialettina all'interno anche della doccia nasale. Mi ha salvato la vita perché in pochi secondi veramente si fa l'aerosol invece che i soliti 5 minuti interminabili che i bambini non vogliono mai fare. Praticamente prendete la vostra classica macchinetta che avete in casa, staccate la mascherina dal tubicino e la attaccate al tubicino della doccia nasale, in questo modo, proprio così velocemente. Come vi dicevo prima, riempite la vaschetta con la fialetta dell'aerosol. E una volta accesa la macchinetta, qui davanti c'è un pulsantino. Il consiglio io ai miei figli facevo contare fino a 10. Si mette il beccuccio all'interno di una narice e si contano 10 secondi in una narice e poi si lascia il pulsante. 10 secondi nell'altra narice e si lascia il pulsante. Veramente in 40-50 secondi avete finito di fare l'aerosol e in più imparano anche a contare. E aiuta veramente quei bambini che fanno fatica a soffiare il naso, che fanno fatica a respirare. Oppure mio figlio ha messo l'espansore per il palato perché aveva il setto nasale comunque sempre un po' ostruito, un po' piccolo. E questo aiuta proprio a tenere pulite le cavità nasali e è proprio velocissimo. Fanno l'aerosol veloci come la luce e poi possono correre a giocare, andare a vedere la tele senza pianti disperati di 5 minuti, 10 minuti perché non volevano mai fare quello con la mascherina. Quindi questo è un piccolo accessorio che veramente, se avete i bambini che non soffiano il naso, vi salva la vita. Inoltre vi ricordo, sono in promozione i prodotti della linea inverno.
Quindi prevenire è meglio che curare, quindi prima di far venire tosse, raffreddore e influenza è meglio prevenire. Con due prodotti immunostimolanti per adulti e bambini avete un terzo prodotto della linea inverno che potete scegliere a questo punto tra sciroppo, tra aerosol, tra vitamina C, fermenti lattici che vi ho già mostrato ieri. Il terzo prodotto al 50%. Se volete informazioni potete scriverci su WhatsApp al numero che abbiamo segnato dietro, che trovate anche nel link 388 8845 700. Vi rispondiamo a tutte le vostre domande e vi diamo anche consigli, insomma, di quello che noi facciamo assaggiare e provare ai nostri figli prima, e poi vi diamo, insomma, tutti i consigli anche da ripetere con i vostri. Intanto, grazie, ci vediamo venerdì con un altro video. Buona giornata a tutti, ciao!